posso dire. Ciao, grazie, grazie davvero, grazie. Posso dire, mettere due belli come noi sullo stesso palco è difficile. È difficile. Siediti, Albè, siediti, siediti, siediti. Ah, guarda qua. Mamma mia. Ti sei emozionato? Si sta spogliando uno, no, guarda. Adesso, con calma, prime preliminari. Senti, allora, io partirei da qua. Tu sei laureato in ingegneria e io ho un diploma in geometra. Tu sei un pilota di motorsport, io al massimo di Mario Kart. Sei venuto per farmi sfigurare oggi? No, io ho iniziato da Mario Kart anch'io comunque. Ah, sì, sì, sì. Le prendevi le banane quelle? Cercavo di lanciarle, ma me le beccavo sempre io quelle degli altri. È una vita infame. Senti, ma quando hai capito che mischiare due mondi come quelli del racconto, anche il mio lavoro, è... fare il pilota fosse la carta vincente? E l'ho capito poi quando ho visto la carta, no? Diciamo che sarebbe bello saperlo prima quali sono le carte vincenti, però non lo sai, è quello il problema. Quindi devi giocare, devi provare, e se vedi che continui a giocare e perdere, allora prova a cambiare mazzo, non lo so, il concetto è sempre stato questo. Cioè, ho sempre voluto fare il pilota, per fare il pilota servono un sacco di soldi, soldi non ne ho mai avuti, e allora ho detto che bisogna trovare un modo per fare il pilota. Studio ingegneria, imparo a fare i video, come posso mischiare queste cose? Alla fine è tutta una sfilza infinita di tentativi finché non imbrocchi quello giusto. E... ecco, sta cosa non si sa secondo me, perché io quando me l'hanno raccontata sono rimasto sorpreso. Cioè, chi sta in Formula 1 porta i soldi alle case... È complicato. No? È complicato. È però molto complicato. Ho detto una cazzata o no? No, cioè, no, ho detto no, una cosa seria. Il punto è che i top driver che corrono per i top team... Sì. Sono pagati fior di milioni per correre, però per essere arrivati lì hanno dovuto investire tantissimi milioni per correre nelle categorie minori, e tu diventi bravo se fai tanta esperienza, ma per fare esperienza servono un sacco di soldi, alla fine un cane che si morde la coda, no? Cioè devi essere ricco. Sì, 99% dei casi sì. Vabbè, o essere Lewis Hamilton, che ha avuto la fortuna e la bravura e il talento di trovare il percorso giusto. Lui è un fenomeno però. Senti, tu, insomma, è rischioso il tuo lavoro. Tu hai mai avuto paura in pista? Io sì, ti devo dire la verità. Ed ero sugli spalti quando l'ho vista, la corsa. Pensa a quello che era in macchina, non aveva paura, sai. Come la gestisci, sta roba qua? Allora, io ho iniziato correndo in moto. Ti dico, in moto avevo paura ogni volta che mettevo il casco. Perché è una cosa che se non inizi a fare da bambino, sai, arrivare ai 300 all'ora al Mugello con l'anteriore che si alza sullo scollinamento e tu che dici, ok, mo, aspettare che si rimetta giù ai 300... fa paura. In macchina no, zero, ti dirò proprio zero, al punto che l'anno scorso a Vallelunga, quando mi hanno buttato fuori, io ho visto che arrivava al muro, stavo entrando, ai 160 mi hanno buttato fuori, certo. Però il muro l'avrei preso 80 all'ora frontale, no? E allora gli ho detto, cos'è che, ah, devo togliere le mani al volante, e ho tolto le mani al volante, perché sennò ti rompi i polsi. Ah, ci hai pensato? Sì, sì, cioè, sì. Tra quando, mentre ti stavi andando a schiantare, hai detto, ah, devo togliere le mani. E ho rotto solo due vertebre. Ah, vabbè, due vertebrine che sono. È uno sport rischioso. Diciamo che la paura del pilota di auto è quella di far danni che poi non può permettersi di pagare. Ah, cioè tu hai più paura di far danni alla macchina che far danni a te stesso. Sì, sì, sì. Bella sta cosa. Ma perché se hai paura non riesci a correre, cioè non riesci a esprimere, quindi certo. Non è, cioè, è come se vai da una trapezista e dici hai paura di cadere e picchiare la trave con la testa, se ha paura non, certo. Non fa quello. Senti, secondo te come si evolverà questo tuo mondo? Cioè ti vedi a condurre un programma in TV magari? No. No, assolutamente cioè ti fa schifo. No. No, mi piace molto. Il problema è che se io sono in TV a commentare gli altri che corrono, io non sto correndo. Capisci? E quindi quale potrebbe essere il gap? Cioè il prossimo futuro dell'automotive, dell'intrattenimento automotive? Bella domanda, non lo so, perché è un mondo che evolve talmente tanto, al punto che guarda con l'AI adesso, ChatGPT in 2 anni si è rivoluzionato tutto, cioè non certo. 20, no, in 2 anni. E figurati anche il nostro mondo, pensare che uno creando un canale YouTube e caricando dei video avrebbe potuto trovare gli sponsor per correre e fare il pilota è una cosa impensabile fino a un po' di anni fa, no? Eppure io ho dimostrato che si può fare, e quindi questo è già un grosso cambiamento in questo mondo. Chissà che cos'altro potrebbe succedere domani, una bella domanda. Però la voce al popolo, diciamo così, certo. Il fatto che ognuno possa prendere un telefono e raccontare qualcosa è bello perché è meritocratico, certo. Quindi non c'è più il ah no è arrivato lì perché no, la piattaforma è gratuita, tu pubblichi se piace e... poi esatto, ci vuole impegno. Adesso stai facendo un sacco di roba, stai facendo 3 campionati, mi dicevi prima, no? Tra cui la Formula 4. Sì. Che figata. Io ti volevo chiedere, volevo fare un attimo un momento serio, perché ti volevo chiedere un'opinione su dei mezzi che secondo me sono particolarmente pericolosi. I monopattini. Cioè tu come. Vabbè, ridiamo.
ridiamo. Cioè tu qua, io non ci sei andato tu sul monopattino? Allora, ne ho quattro, sono la cosa più comoda che esiste per muoversi nel paddock. Nel paddock. Cavolo, tu sei lì, magari al team, ti dico ok, devi andare al briefing. Il briefing è nella palazzina che è a un chilometro di distanza, quindi ti fa un chilometro a piedi, poi torni indietro. Ah no, ho dimenticato. Perché io a Milano, cioè, in città sono pericolosi. Sì, qualche parolaccia la dico a chi va in monopattino. Si può fare sta roba qua? Secondo me insultare in macchina è... si fa. Si fa. Vabbè, se lo dice Nasca. Allora adesso c'è un momento dove le hostess passeranno e voi potrete fare delle domande ad Alberto. Vedevo qualcuno che si spogliava prima, quindi magari... Era per te. No, è impossibile, è impossibile. Signorina, lei è la signorina microfono? È un piacere. Non le funziona tanto, io l'ho notato, l'ho sentito. Se lei adesso mi va, allora per alzata di mano, domande per Alberto, non siate timidi. Prima tutti a urlare, adesso che c'avete a luce. Via, via, guarda, qualcuno si tocca i capelli, lì. Dove sta andando la signora? Dove sta andando? Aspetta. Nel punto più alto sta andando. Quello proprio nell'angolino in fondo, il più lontano di tutto. Il soccorritore della Croce Rossa, no? Dove sta andando? Ce n'erano 18 qua, dietro, signorina. La telecamera, lì dietro la telecamera, vedo una mano. Lì, lì, lì. Eccolo lì. Dietro la telecamera. Come ti chiami? Dov'è? Mi chiamo Giovanni. Giovanni, Giovanni. Ah, ciao, Alberto. L'hai sentito? Giovanni. Ah, Giovanni. Ciao Giovanni. Vai Giovanni. Molto piacere. Sì, vabbè, non è che ci facciamo i fatti nostri. Dai, no, scusa, vado al sole. E recentemente è scomparso Luca e volevo sapere se volevi dire qualcosa a proposito di questo. Guarda, arrivo dal Mugello, sto correndo lì questo weekend, ho cambiato numero, ho messo il 23 in memoria sua. È il minimo che potessi fare. Infatti c'era lui a bordo con me e ho preso botte da tutte le parti. Sì, qualche weekend, magari per chi non lo sapesse, qualche giorno fa, adesso un mesetto forse. Sì, quasi, due settimane. È successa una cosa che non si augura mai per chi fa il vostro lavoro, è scomparso Luca Salvadori, mio caro amico, pilota di moto. Che era un collega anche, perché era un ragazzo. Tanti video insieme. Noi ci eravamo intravisti una volta, quindi insomma, un applauso. Bene. Ragazzi, lì. Ah, eccolo lì. Più in basso, il signore con la mano. C'è lì, guarda, c'è lì. Dov'è? Ah, ce l'abbiamo già. Eccolo. Ciao, come ti chiami? Tata, sono Pietro. Piacere. Ciao Pietro. Sono quello che urlavo prima te, Gabri. Non ho sentito, io non sento sono niente. Sono quello che urlavo, che ti stavo urlando prima oggi pomeriggio. Ah, eri tu? Sì, per ti le denuncio sei, dopo. vai Pietro, vai. Ciao Albe. Volevo fare una domanda inerente al mondo della Formula 1 per quanto riguarda le nuove regole del 2026, perché comunque sicuramente si rinnoverà anche la griglia e tutto. Ora avremo anche Antonelli, abbiamo parlato anche prima con Stefano Domenicali. E cosa ne pensi? Cosa ti aspetti? E poi ultima cosa, ci vediamo domani, io sarò per la gara 3 e gara 4 al Mugello, quindi grande, piacere di vedersi, grazie. Domani. Grazie a te. Grazie. Non lo so, bella domanda, non so cosa aspettarmi, perché nel momento in cui c'è un motore di cui metà è termico, metà elettrico, certo, e sul dritto c'è... Certo, metà termico, no? I nuovi motori saranno metà della potenza termica, metà elettrica, e ci saranno delle ali mobili che si muovono per andare più veloce sul rettilineo. Ci sono tante domande, no? Cioè, tipo, se si blocca solo là davanti e non quella dietro... Non lo so, sono veramente curioso di vedere come gestiranno queste cose. Io non ne capisco nulla, quindi lui sta parlando di arabo per me. Cioè, abbiamo il tempo per un'altra domanda? Vada, signorina, vada. Adesso tutti alza la mano. Ciao! Vai, urla, che ti sento! Vabbè, adesso... adesso, cioè... Non è che veniamo qua, urliamo, ci facciamo i fatti nostri. Ma vicino. Eh? Dai, vai, ti sento da qua. Scusami. Cioè, lui ha bloccato per fare sta domanda di... No,
Era una tua opinione questa, non era una domanda. No, beh, però Ricciardo in effetti. Adesso siamo 45 minuti su questa questione. Come? Quanti sei? Ah, 12 anni. A 12 anni. Sei altissimo. Beato te. Credici, bisogna crederci, vero? Quanti soldi hai? Vabbè, fatti cazzi. No, è quello. Mo non... Rovina i sogni di un ragazzino. Scusami, scusami. Non sono abitué di queste cose. Dov'era? Chi stava parlando? Il ragazzo con la maglia verde, vai. Velocissimo, vai. Buonasera, sono Matteo. Ciao Matteo. Allora, volevo farti alcune domande. Innanzitutto, benvenuto al teatro. Voglio fare un grande applauso per te. Grazie, per tutti. Grazie, grazie. Grazie mille. Tra l'altro, voglio ricordare anch'io a Luca come è stato, perché è un bravo pilota. Io lo voglio ricordare tante cose, ho visto il suo video, anche tu. Però tu sei un grande... Io sono un tuo grande fan, veramente. Grazie. E comunque, è bello vederti. E niente, spero... Io mi fa ridere, veramente, scusate, perché io sono molto... agitato! Non mi fa ridere! Sentito il toscano, non mi fa ridere, esatto. Vai. È certo che io sono toscano, io vengo da Prato, ma tu sei stato a Prato? A Prato. A Prato. A Prato. A Prato, sì, sono in Prato. Senti un po', Alberto, posso dirti una cosa? Vieni dalla nostra città, ti facciamo sentire i cantucci, tutto, il seno alla pratese. Devi venire direttamente a Prato, è una bella città. Quindi la tua domanda è: Alberto verrà a Prato? Sì, lo voglio sapere se fa alcune gare. È un'affermazione. Va bene, Alberto Nasca a Prato prossimamente. Grazie. Consegniamo il premio della Regione Toscana, consegna il maestro Bernard. Grazie mille. Grazie, grazie a voi. Grazie. Grazie. Bello. Grazie. Ecco qua, foto di gruppo. Foto finito, aspetta, vai. Ok? Qua. Bene. Grazie. Grazie a tutti, siete fantastici, un saluto. Grazie.